Continuiamo nella nostra carrellata di informazioni, di approfondimento introduttivo per quanto riguarda la teosofia e per quanto riguarda la società teosofica. Vorrei questa sera soffermarmi brevemente all'inizio su una figura centrale per quanto riguarda la diffusione della teosofia nell'epoca moderna di fine 800. E mi riferisco alla figura di Elena Petrovna Blavatsky, che è stata anche la principale pioniera, della società teosofica, ma che è stata soprattutto una donna straordinaria che attraverso una vita totalmente dedicata alle conoscenze esoteriche, ha avuto modo di scrivere migliaia e migliaia di pagine che sono state poi via via messe a disposizione dei ricercatori spirituali, i quali, naturalmente confrontandosi con queste conoscenze, con queste informazioni, con questa visione del mondo che Madame Blavatsky condivideva, hanno avuto poi la possibilità di confrontare tutto questo con la loro vita, di sperimentare naturalmente la bontà delle conoscenze di Elena Petrovna Blavatsky e quindi di valutare se effettivamente la sua opera era pari alla sua fama e se le sue conoscenze fossero veramente qualche cosa di importante. Questo ha a che fare con un atteggiamento che Madame Blavatsky aveva, e cioè Madame Blavatsky diceva alle persone che avvicinava: io vi metto a disposizione degli elementi, vi metto a disposizione dei materiali, deve essere il vostro studio, il vostro approfondimento, la vostra sete di conoscenza e naturalmente la sperimentazione delle cose che io ho scritto che possono avere il valore di testimoniare la bontà di tutto questo insieme di conoscenze. Quindi il tema non è imparare a memoria e scimmiottare le conoscenze, ma utilizzare le conoscenze per cambiare la propria vita e per sperimentare nella propria esistenza il valore o meno delle conoscenze stesse. Blavatsky nasce in quella che oggi è una città che sentiamo anche ripetere qualche volta in televisione, ahimè, per questo evento negativo relativo alla guerra in corso in Ucraina, nasce a Dnipro, quindi a Dnipropetrovsk, una città dell'Ucraina, in cui la sua famiglia, che era una famiglia di origine tedesca, von Hahn, il cognome, serviva sostanzialmente lo zar con alti compiti amministrativi. Elena è una bambina molto curiosa e molto intelligente. L'ambiente in cui vive è un ambiente molto stimolante dal punto di vista culturale. La nonna era una botanica di fama e di livello, la madre era una scrittrice di romanzi, e il nonno, appunto, e il papà erano persone ingaggiate con compiti di alta responsabilità, e l'ambiente in cui Elena nasce e vive i suoi primi anni di vita, sicuramente un ambiente estremamente stimolante, ma la sete di conoscenza la porta molto velocemente a fare due passaggi. Il primo è quello di sposarsi giovanissima con un alto ufficiale più anziano di lei, e di cui adottò il cognome Blavatsky. Va anche detto che questo suo marito l'ha poi sostenuta nell'arco, diciamo, di tutta la vita, comunque economicamente, affinché potesse comunque vivere la vita che Madame Blavatsky voleva, che era
una vita di appassionata ricerca. Lascia dunque la sua terra, compie molti viaggi sia in Oriente che in Occidente e durante queste sue esperienze entra in contatto con persone di particolare autorevolezza spirituale, potremmo senz'altro chiamarli maestri di saggezza, Mahatma nell'accezione che questo termine ha nella cultura orientale, e attraverso il rapporto con questi Mahatma e attraverso le esperienze di conoscenza che fa, soprattutto in relazione alla possibilità che lei ebbe di visitare, diciamo, il Tibet in un momento in cui tra l'altro il Tibet era precluso ai viaggi, diciamo, di persone di sesso femminile, ma Blavatsky era una donna con molte risorse intellettuali e anche creative, e naturalmente riesce a visitare il Tibet. E entra in contatto nella regione himalayana con dei Mahatma, appunto, che le consentono di accedere a una serie di materiali e di conoscenze che ovviamente non sono e non erano legate, diciamo, alla cronaca o al tempo corrente, ma che rappresentano una di quelle sfaccettature in cui l'eterna saggezza si manifesta, diciamo, nella cultura degli esseri umani. L'ipotesi che la teosofia ha è che nell'arco della storia, in molte occasioni, e a nord, a sud del mondo, ad est e all'ovest del mondo ci siano state filtrare delle informazioni, delle conoscenze a beneficio della crescita spirituale di tutta l'umanità. Queste conoscenze che cosa hanno sostanzialmente la base? Il concetto che sta alla base è il concetto dell'unità della vita. Quindi la vita non viene vista in modo duale, attraverso una separazione ontologica fra spirito e materia, ma anzi la vita viene vista come in un sistema di profonda unità dove ad ogni livello, anche della materia, c'è una componente spirituale, e questa componente forma un'unità che è assolutamente inscindibile. Da questo punto di vista, fin dall'inizio della tradizione teosofica fatta filtrare modernamente da Elena Petrovna Blavatsky, l'universo viene visto nella sua infinitezza e viene visto anche in una sorta di respiro fra momenti di espansione e momenti, diciamo, di contrazione e quindi anche di distruzione, e in questa perenne ricerca di equilibrio, tutti gli elementi dell'universo stesso sono in comunicazione, sono in relazione tra di loro, e quindi questo concetto di unità della vita è un concetto che non è soltanto un concetto astratto, ma è un concetto che si sposa concretamente con la manifestazione di una materia che è intelligente e che ad ogni livello esprime l'insieme di leggi cosmiche che l'essere umano ha la possibilità, solo che lui voglia, di conoscere e naturalmente di approfondire, e attraverso queste di arricchire la propria vita attraverso un'ispirazione che diventa anche un'ispirazione etica, perché nel momento in cui noi si afferma il concetto di unità della vita, parallelamente si afferma anche il principio della fratellanza universale, senza distinzione di sesso, di razza, di credo, di casta e di colore. E questa conseguenza, questo senso di fratellanza profonda fra tutti gli esseri umani, al di là delle differenze, di quelle differenze che sono percepite, diciamo, dai sensi o dalla cronaca, ovviamente
questa vocazione, questo slancio verso l'unità porta ad una valorizzazione, diciamo, di un'etica che è legata alla bellezza, che è legata alla bontà, che è legata alla comune ricerca della verità. In questa visione ogni essere umano ha una sua possibilità. Dunque, ogni essere umano merita il più profondo rispetto, non solo, ma merita anche la più profonda solidarietà. E quindi l'essere umano, attraverso la solidarietà all'altro, manifesta nelle sue azioni il principio stesso dell'unità della vita. E Blavatsky era una donna intelligente, era una donna colta, era una donna coraggiosa, era un'ottima pianista e questo le consentì anche, diciamo, naturalmente di avere uno strumento che in talune fasi della sua vita gli permise anche, diciamo, la sopravvivenza, ma era soprattutto una donna che attraverso il contatto da lei avuto con i Mahatma si era posta, diciamo, un obiettivo che era quello di testimoniare questo suo livello di conoscenza. Allora, naturalmente, in che modo Blavatsky testimoniò il suo livello di conoscenza? Sicuramente attraverso le migliaia e migliaia di pagine da lei scritte. Ricordo brevemente quelle che sono state alcune delle sue opere principali. Sicuramente la notorietà Blavatsky l'acquisì attraverso L'Iside svelata, questi due volumi, Iside svelata, suddivisi nella parte che riguardava, diciamo, la scienza e l'altra parte che riguardava invece il pensiero religioso e il pensiero di fede. Questo insieme di queste migliaia di pagine sono anche pagine che forniscono molte informazioni sulle tradizioni sia dell'Oriente sia dell'Occidente e si intravede nel modo di scrivere di Blavatsky questa sua passione per cercare una comprensione di una realtà che vada al di là di quella che è la semplice percezione dei sensi, ma anche una grande aspirazione ad una comprensione attraverso un approccio che non fosse un approccio ideologico, quindi basato su un pensiero duale che necessariamente individua chi ha ragione e chi ha torto, ma attraverso una sete, un'aspirazione alla comprensione delle cose che porta ad un superamento dell'approccio duale e anche al superamento dell'approccio che identifica la realtà con quella che è percepita dai sensi. La vita, da questo punto di vista diciamo, del pensiero di Blavatsky e attraverso la sua testimonianza alla teosofia, manifesta sicuramente aspetti molto complessi, ma manifesta anche un fascino indubbio in cui come ho poc'anzi accennato, lo spazio e il peso della bellezza, dell'amore e della ricerca della verità hanno un posto molto importante per tutti gli esseri umani. L'opera centrale di Madame Blavatsky, sicuramente la più importante fra quelle da lei scritte, è La dottrina segreta. L'edizione italiana della completa, diciamo, della dottrina segreta è in 8 volumi, di cui, diciamo, i 6 riflettono i due grandi tomi dell'opera originale, suddivisa fra la cosmogenesi e l'antropogenesi, mentre 2 volumi, uno è dedicato agli scritti esoterici e l'8º volume, sempre dell'edizione italiana, curata dalla Società Teosofica, si riferisce invece agli insegnamenti orali, perché nell'ultima parte della sua vita, Madame Blavatsky aveva raccolto attorno a sé
nucleo di persone particolarmente devote a lei, devote intellettualmente e umanamente, intendo dire a lei, e naturalmente con loro Madame Blavatsky cercò di condividere il massimo del suo sapere, il massimo delle sue conoscenze. Qualcuno di queste persone annotò nei suoi diari, diciamo, i contenuti di queste conversazioni, di questi incontri, e questo costituisce, diciamo, quello che nell'edizione italiana è l'ottavo volume, diciamo, di questa opera così complessa. Un'opera complessa in cui però possiamo individuare con molta chiarezza alcune precise linee guida. E queste linee guida fanno riferimento proprio a quel principio di unità della vita di cui abbiamo parlato. Ovviamente sono volumi in cui lo studioso e il lettore si può confrontare con un insieme di conoscenze esoteriche che ovviamente costituiscono quegli elementi attraverso i quali ciascuno di noi ha la possibilità di confrontarsi con una visione del mondo molto articolata, ma profondamente affascinante, perché ovviamente svela non soltanto l'aspetto personale, diciamo, della manifestazione, ma svela anche l'aspetto impersonale della manifestazione e naturalmente anche l'aspetto impersonale che ha e che può avere la ricerca del divino, la ricerca naturalmente che va al di là di quelle che sono le rappresentazioni del divino. Quindi in questa logica, in quest'ottica, uno spazio molto importante viene lasciato all'intuizione, quindi alla possibilità che l'essere umano ha per rapide sintesi di aprirsi ad una dimensione della conoscenza che non è soltanto una dimensione razionale. Nella dottrina segreta è evidente che la mente viene declinata in tanti aspetti della sua percezione e delle sue possibilità cognitive e c'è una chiara evidenza di una distinzione, diciamo, tra quelli che sono gli aspetti meccanici, sensoriali, di elaborazione di dati della mente e quelle che invece sono le sue capacità, che sono capacità che si legano al mondo degli archetipi, che si legano alla possibilità di concetti astratti, che si legano naturalmente ad una dimensione di visione del divino che non sia semplicemente descrittivo e personale, ma che sia invece di tipo impersonale. C'è quindi un superamento in tutti i sensi, diciamo, del dualismo. La dottrina segreta intravede una grande energia cosmica denominata Foat, che sostanzialmente è una grande energia, un grande fuoco che pervade tutta la manifestazione, incarnando le leggi universali e dando all'essere umano una superiore possibilità di conoscenza. Il karma in tutto questo finisce per avere un ruolo estremamente importante, ma lungi da essere o da considerarsi come un elemento punitivo, viene visto invece come un elemento di grande equilibrio perché questi sistemi complessi in continua trasformazione cercano continuamente un equilibrio e naturalmente l'interazione di tutte le parti crea una dimensione estremamente complessa che è poi la stessa in cui anche noi esseri umani siamo immersi e non sempre ci è facile capire e comprendere come nelle dinamiche
di infinite serie di cause ed effetti, tutti questi determinino in un modo o nell'altro, diciamo, il nostro vivere. È chiaro che dal punto di vista teosofico l'essere umano ha la possibilità di metterci qualche cosa di suo, e questo qualche cosa di suo, quindi diciamo, viene riconosciuto dal punto di vista teosofico uno spazio estremamente significativo alla libertà. Ovviamente l'essere umano si trova di fronte ad elementi che ha la possibilità di capire, di comprendere, e ad elementi che non ha la possibilità di capire e di comprendere, e quindi in qualche modo tutti noi nella nostra vita, anche nella nostra vita quotidiana, ci troviamo a dover, tra virgolette, subire degli eventi di cui non abbiamo contezza, di cui non abbiamo cognizione di causa. Qual è allora, in un contesto così complesso e per certi versi anche così difficile, qual è la grande possibilità che ha l'essere umano? La grande possibilità che ha l'essere umano è quello di vivere impeccabilmente le cose che la vita gli dà, fluendo, diciamo, senza giudicare in modo discriminante le cose che è chiamato a vivere, ma cercando naturalmente di dare il meglio di sé in modo impeccabile, come fosse un attore, consapevole di una parte, di un copione, che certo probabilmente non ha scritto lui, ma che ha la possibilità di recitare in un modo assolutamente impeccabile. E questo ovviamente, determina a sua volta delle nuove cause, e quindi ciascun essere umano è chiamato a dare il suo contributo non soltanto per l'evoluzione individuale, ma anche, diciamo, per l'evoluzione collettiva. Madame Blavatsky era una donna molto franca, molto diretta, a tratti anche una donna poco diplomatica. Sicuramente era una donna molto generosa, poco calcolatrice, sicuramente, poco incentrata su se stessa e molto più incentrata, sull'opera che portava avanti. Aveva uno psichismo, delle facoltà psichiche estremamente pronunciate, che lei non tendeva tanto, diciamo, ad esibire, ma che qualche volta si imponevano, possiamo dire, a lei stessa nei suoi comportamenti. Naturalmente attorno a sé ha avuto molte persone che l'hanno amata. Ne ha avute anche delle persone che hanno cercato di metterla molto in difficoltà, soprattutto proprio per quanto riguarda le sue possibilità psichiche, le sue facoltà psichiche, misconoscendole o accusandola di ciarlatteneria, eccetera. Non possiamo non ricordare un episodio che poi a gioco lungo, ma lei, ahimè, non c'era più, si è rivelato a suo favore, ma che durante la sua vita l'aveva fatta molto soffrire, perché la Società per le Ricerche Psichiche di Londra aveva accreditato un ricercatore che l'aveva tacciata appunto di ciarlataneria. Dopo molti anni la Società per le Ricerche Psichiche ha ritirato questo rapporto, dicendo che questo rapporto era stato fatto su basi non scientifiche, quindi raccogliendo dicerie e mostrando poca obiettività e poco equilibrio da parte dell'estensore. E quindi anche da questo punto di vista c'è stata una riabilitazione assoluta di Madame Blavatsky, e peraltro, appunto, quando questo è avvenuto, Madame Blavatsky da lungo tempo era, per così dire, passata oltre il velo della materia. Però è bene che gli appassionati anche della storia di Madame Blavatsky, ma anche della storia della teosofia e della storia della società teosofica, notino con grande
chiarezza, voglio dire, questi episodi, questi avvenimenti, perché è giusto che la memoria delle persone di valore venga sicuramente salvaguardata. Infatti, ogni anno, l'8 maggio, anche quest'anno, in tutto il mondo, Madame Blavatsky viene ricordata. Perché l'8 maggio? Perché nel 1891, quando morì Madame Blavatsky, il giorno era quello dell'8 maggio, e quindi in questa ricorrenza Madame Blavatsky viene ricordata, viene ricordata da tutto il mondo teosofico. Ma non possiamo non ricordare che la dottrina segreta sostanzialmente è un commento delle pagine di Zian, del libro di Zian. Il libro di Zian è proprio questi frammenti che costituiscono il libro di Zian, sono dei frammenti che Madame Blavatsky conobbe e che incontrò in alcune lamasserie tibetane, e che naturalmente portò all'attenzione, diciamo, dell'Occidente, e la dottrina segreta di fatto è un commento alle stanze di Zian, che sono composte proprio di una parte che afferisce alla cosmogenesi e di una parte che afferisce all'antropogenesi. È chiaro che le cose che scriveva Madame Blavatsky non venivano talora accettate nel tempo in cui furono scritte. Voglio ricordare, per esempio, alcuni aspetti di questo. Madame Blavatsky sosteneva, per esempio, la divisibilità dell'atomo, e naturalmente nel tempo in cui lei scriveva queste cose, questo concetto non veniva accettato, e quindi c'erano forti polemiche su alcune affermazioni, diciamo, che riguardavano anche la scienza, poi di fatto da parte di Madame Blavatsky. Però ovviamente anche qui il tempo è stato sicuramente galantuomo, perché poi tutta una serie di sue affermazioni, diciamo, hanno trovato via via conferma nelle ricerche scientifiche. Naturalmente non dobbiamo pensare che tutto quello che sta scritto nella dottrina segreta debba essere una verità conclamata. Quello che conta veramente nella dottrina segreta sono i concetti fondamentali, che sono espressi soprattutto nella parte iniziale, diciamo, dei libri dell'antropogenesi, della cosmogenesi, e naturalmente anche nella parte finale. Allora, i grandi principi universali reggono, diciamo, sicuramente l'usura del tempo. Poi è ovvio che ci possono essere delle pagine più minute, di conoscenze più minute, che probabilmente Madame Blavatsky, se scrivesse oggi quelle pagine, userebbe dei linguaggi diversi, o naturalmente utilizzerebbe delle informazioni di tipo diverso. Ma quello che conta è però che alcune affermazioni che tanto fecero destarono polemiche ai suoi tempi, cioè oggi non sorprendono più nessuno. Ne prendo una fra tutte, che riguarda la cosmogenesi. E questa affermazione da parte di Madame Blavatsky che la vita fosse, diciamo così, di origine, per così dire, tra virgolette, extraterrestre, perché gli elementi che hanno consentito, come dire, lo sviluppo della vita sulla Terra erano degli elementi cosmici che venivano dal cosmo. Voi sapete che questo sostanzialmente è una conoscenza che ormai è una conoscenza conclamata, e quindi non si meraviglia più nessuno, diciamo, di questo. Ovviamente qui non stiamo parlando, come dire, di aspetti immaginari o a cui dare, come dire, delle forme fumettistiche. Stiamo parlando di qualcosa di molto solido, stiamo parlando di qualche cosa di molto scientifico. Noi sappiamo che una gran parte degli elementi che hanno reso possibile lo sviluppo della vita sulla Terra sono di provenienza cosmica. Ecco, perché il cosmo è vivo, perché
il cosmo, come dire, trasferisce materia, trasferisce energia, trasferisce luce, trasferisce molte cose. E quindi è estremamente importante che l'essere umano abbia sempre questa capacità, come dire, di valutare, diciamo, le cose non soltanto nel loro aspetto formale, ma anche nel loro aspetto sostanziale. Quindi non soltanto, diciamo, la forma, ma anche la sostanza, non soltanto la visione personale, ma anche sempre l'aspetto impersonale. Negli ultimi anni della sua vita, Blavatsky sentì l'esigenza di fornire, diciamo, agli studiosi e di fornire anche alle persone che aveva attorno alcuni elementi aggiuntivi che consentissero loro di meglio capire, di meglio comprendere quelle migliaia e migliaia di pagine che aveva scritto fino allora. E ho citato due fra i suoi principali libri, Iside svelata e La dottrina segreta, ecco, che sono libri che suscitano naturalmente nella nicchia dei ricercatori esoterici, delle persone che vogliono cercare di capire qualche cosa di più della nostra vita, della nostra esistenza, suscitano ancora, diciamo, un vivissimo interesse. Come dicevo, Blavatsky è nata nel 1831 e muore nel 1891, quindi la sua vita è una vita che è durata 60 anni. Negli ultimi anni ci sono due opere estremamente interessanti che vengono scritte da lei e pubblicate. Una è La voce del silenzio, che è un libricino di grande valore. Naturalmente la fonte dell'informazione, della conoscenza della voce del silenzio è la stessa fonte da cui diciamo, è tratta la dottrina segreta, quindi stiamo sempre parlando di una profonda unità di ispirazione. Questo libricino è suddiviso in tre frammenti, di cui soltanto uno ha la denominazione della voce del silenzio. Gli altri due frammenti riguardano, diciamo, le sette porte e riguardano appunto una forte distinzione tra la visione che deriva dalla percezione, diciamo, attraverso gli occhi e la mente, rispetto a quella che invece viene dal cuore. Quindi questi tre frammenti sono la voce del silenzio, i due sentieri e le sette porte, dove le sette porte fanno un riferimento, diciamo, a quelle che conosciamo anche come le paramita, buddiste, e che naturalmente nella esemplificazione, nella descrizione blavatskiana hanno delle connotazioni, diciamo, particolari che, se unite anche a tutto il complesso, diciamo, del libricino, dalla prima pagina all'ultima, possiamo anche configurare come una sorta di percorso iniziatico, dove ovviamente il termine iniziatico fa riferimento al significato profondo della parola iniziazione, che significa modifica di uno stato di coscienza attraverso una presa di coscienza di questo stato. E l'altro libro è La chiave della teosofia. In questo libro, La chiave della teosofia, che è un libro che, se uno vuol capire veramente qual è la visione del mondo della teosofia e qual è il ruolo, voglio dire, che è stato assegnato dai fondatori alla società teosofica, ecco, nella chiave della teosofia tutto questo
chiaramente spiegato, perché effettivamente è un libro scritto nella forma delle domande e delle risposte, quindi l'autrice risponde ad una serie di domande che hanno a che fare con la visione del mondo, il significato ovviamente della realtà suddivisa nei sette piani che la tradizione, diciamo, teosofica in cui la tradizione teosofica suddistingue, diciamo, la realtà. Ovviamente nel libro viene chiaramente declinato anche qual è lo scopo della società teosofica, che è quello di costituire una fratellanza universale senza distinzione di sesso, razza, credo, casta e colore. Quindi attribuisce alla società teosofica un valore di sperimentazione, cioè la società teosofica riunisce degli uomini indipendentemente dalle loro differenze di credo, di religione, di condizioni sociali, di cultura, eccetera, ma li riunisce, riunisce questi uomini che abbiano naturalmente lo slancio, il desiderio di tentare una sperimentazione sul piano della fratellanza universale senza distinzioni. E credo che in questo momento in cui le logiche divisive, diciamo, acquistano e hanno una particolare importanza, credo che sia estremamente importante che ci siano ancora degli esseri umani che credono nella fratellanza universale senza distinzioni. Dunque, Blavatsky, come dicevo poc'anzi, nella fase finale della sua vita, attraverso queste due opere, affida un testamento spirituale estremamente importante e dà però anche a tutti una particolare possibilità di comprensione in modo più semplice, diciamo, di tutta la sua opera. Anzi, direi che probabilmente prima di leggere la dottrina segreta, forse il ricercatore dovrebbe prima leggere La chiave della teosofia, direi anche La voce del silenzio, e poi ovviamente cimentarsi nella grande ricerca, nelle migliaia di pagine della dottrina segreta. E Blavatsky aveva anche una particolare, diciamo, una particolare sensibilità anche dal punto di vista artistico. Ed in effetti, quando noi andiamo ad analizzare un aspetto estremamente interessante che è l'influenza che il pensiero teosofico ha avuto fra fine 800 e inizio 900, nel campo soprattutto delle arti figurative, noi non dobbiamo soltanto fare riferimento al celebre libro di Besant e Leadbeater, le forme pensiero, diciamo, ma dobbiamo fare riferimento anche ad alcuni passaggi della dottrina segreta e dell'opera di Madame Blavatsky. Nella mostra su Kandinsky, che è stata ospitata a Palazzo Roverella a Rovigo, nel catalogo ci sono alcuni passaggi in cui gli autori dei saggi affrontano il tema dell'influenza che la teosofia ha avuto nell'opera di Kandinsky, che del resto Kandinsky, scrivendo il suo celebre Lo spirituale nell'arte, cioè lo dice esplicitamente come per esempio la chiave della teosofia lo abbia influenzato. Ma Kandinsky e questi saggi come dire, lo evidenziano molto molto bene, ci dice anche qualche cosa di più di come fosse rimasto impressionato dalla tesi di Madame Blavatsky che il colore fosse una vibrazione e che quindi attraverso l'uso del colore e attraverso l'uso del segno
l'artista aveva la possibilità di esprimere quello che era uno stato vibrazionale, e poiché questo stato vibrazionale è uno stato che anima, diciamo, le forme, ma che in qualche modo questo stato vibrazionale può essere rintracciato dentro e oltre le forme, Kandinsky disse con molta chiarezza che questo aspetto del pensiero e degli scritti di Madame Blavatsky lo avevano molto e molto influenzato. Quindi vedete che l'opera, tutto sommato, di questa donna non è soltanto stata un'opera valida per tutte le cose che lei ha scritto, ma è stata un'opera valida anche perché attraverso i suoi scritti, attraverso comunque la sua vita ha influenzato molte persone, e questa influenza su molte persone ha consentito in qualche modo ad una visione spirituale della vita di farsi strada e di affermarsi al di fuori dei grandi schemi culturali, al di fuori dei grandi schemi religiosi. E Blavatsky, in tutta la sua azione, diciamo, per la società teosofica, è stata accompagnata in qualche modo, accanto a lei c'è sempre stata una figura estremamente importante, che era quella del colonnello Henry Steele Olcott. Mentre Blavatsky era, diciamo, russa, allora la Russia, diciamo, era nell'impero dello zar, e ovviamente, ma anche l'Ucraina, dove era nata Blavatsky, era nell'impero dello zar. Olcott invece era un colonnello americano. L'incontro tra i due nasce dalla loro sete di conoscenza. Voi sapete che nella seconda metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti ci fu il dilagare, diciamo, dello spiritismo, e quindi l'attenzione verso i fenomeni spiritici ed era parossistico. E naturalmente, ovviamente, accanto ad alcuni fenomeni più o meno inspiegabili, c'era anche molta ciarlataneria. E Madame Blavatsky e il colonnello Olcott viaggiavano in quei tempi, diciamo, per gli Stati Uniti, indagando questi fenomeni e cercando ovviamente di discriminare la crusca dal frumento, e quindi di capire dove questi fenomeni erano per certi versi inesplicabili o comunque spiegabili soltanto attraverso il ricorso, diciamo, a delle conoscenze che non erano quelle del tempo, e discriminandoli invece da quelli che erano i fenomeni della moda e della ciarlataneria. Proprio nell'ambito di queste comuni ricerche i due si incontrano, fanno sodalizio, e naturalmente non solo fanno sodalizio, ma coinvolgono anche un nucleo importante di persone, che erano persone che ambivano innanzitutto a cercare di superare anche questa grande distinzione che si era via via venuta a creare tra la conoscenza scientifica, la conoscenza religiosa, la conoscenza filosofica e la conoscenza spirituale. C'era un anelito, anche da questo punto di vista, ad una visione che fosse una visione unitaria, dunque che le leggi universali andassero ad essere indagate al di là di aspetti potenzialmente, come dire, specialistici. E questo unì molto, naturalmente, Blavatsky e il colonnello Olcott, e la società teosofica fu fondata negli Stati Uniti, ma ben presto decisero di andare in Oriente. E perché andare in Oriente? Perché andare in India? Andare in India per creare un ponte tra la cultura dell'Occidente e la cultura dell'Oriente, ma anche della cultura dell'Oriente nei confronti della cultura dell'Occidente. Uno dei meriti grandi che hanno avuto questi pionieri, questi grandi pionieri, mi riferisco a Blavatsky e
e al colonnello Henry Steele Olcott fu proprio quella di far prendere coscienza, diciamo, agli indiani, alla cultura indiana, alla cultura induista e buddista indiana del grande valore, della grande forza, diciamo, e della grande esigenza che c'era per tutta l'umanità, non soltanto quella orientale o non soltanto quella occidentale, di approfondire compiutamente questo insieme straordinario di conoscenze. Colonnello Olcott, fra l'altro, promosse un'iniziativa estremamente teosofica con tutte le diverse sfaccettature della cultura buddista del sud dell'India e dell'isola di Ceylon. Riuscì a mettere, diciamo, queste comunità attorno ad un tavolo, per così dire, per cercare di declinare quelli che potevano essere i principi fondamentali del canone della dottrina buddista, perché molte volte, diciamo, queste aggregazioni erano separative rispetto anche ai contenuti. Questo straordinario lavoro si formalizzò, diciamo, e divenne poi il Catechismo buddista del colonnello Olcott, che fu un testo che era il portato di questo straordinario lavoro di armonizzazione, di collegamento, di approfondimento fatto sulla cultura buddista del sud dell'India e dell'isola di Silo, e credo che questo dimostrò con molta chiarezza anche la bontà del metodo teosofico, che è un metodo in sostanza che mira a mettere in luce ciò che unisce e non ciò che divide, che mira a costruire sulla base della distruzione delle vecchie forme, ma non di una distruzione tout court, per il semplice fatto che è molto semplice distruggere le cose, molto più complicato costruirle. È molto facile non andare d'accordo, diciamo, tra esseri umani, è molto, molto più complicato e molto più difficile cercare invece un'armonia profonda e il fatto di costruire insieme delle cose. Il colonnello Olcott era un uomo straordinario, era un uomo di grande valore anche organizzativo, tant'è vero che fu eletto presidente, diciamo, della Società Teosofica a New York quando fu fondata il 17 novembre del 1875, e rimase presidente fino alla sua morte, avvenuta nel 1900, 1907. Tra l'altro, il colonnello Olcott aveva delle caratteristiche taumaturgiche piuttosto importanti, era per così dire un guaritore naturale, e si dedicò a questo ovviamente nella sua vita in puro spirito di servizio. Come si fa a distinguere il puro spirito di servizio da quello che servizio non è? E quando questo viene dato disinteressatamente, allora l'impostazione, diciamo, teosofica, ma anche direi l'impostazione spirituale di valore, è una impostazione che sottende ad un ragionamento. Se la vita ti ha dato dei doni, se la vita ti ha messo nelle condizioni di fare delle cose, se la vita ha avuto una particolare benedizione o ti ha dato un particolare carisma, tutto questo è giusto ed è opportuno che tu in qualche modo lo viva e lo manifesti, ma naturalmente questo viverlo e questo manifestarlo non può non essere in puro spirito di servizio, perché soltanto se queste cose vengono fatte in puro spirito di servizio, mantengono quella forza, quell'integrità e quel valore che ci mettono nelle condizioni di poter crescere non soltanto noi come esseri umani, ma naturalmente di far crescere anche quelli che sono con noi, che sono attorno a noi, che condividono, diciamo, le nostre esperienze. È molto
interessante capire che il portato di questa, diciamo, di questo lavoro che è stato fatto da questi due personaggi che furono i promotori, diciamo, del pensiero teosofico in senso moderno, credo che il portato di questo lavoro sia rimasto, diciamo, nel tempo, non soltanto perché ovviamente il loro lavoro influenzò persone che poi presero in mano, diciamo, questa tradizione teosofica moderna e il lavoro della società teosofica e lo portarono avanti. Penso ad Annie Besant, che naturalmente meriterebbe una serata, diciamo, da sola, perché Annie Besant fu una donna straordinaria. George Barnard Shaw la definiva come la miglior oratrice, diciamo, che era del tempo. Annie Besant era amica di George Bernard Shaw, ma Annie Besant fu veramente una donna che si dedicò moltissimo alla diffusione del pensiero teosofico, ma anche, diciamo, a una applicazione pratica del dettato, diciamo, morale della teosofia. Ovviamente penso per esempio all'istituzione nel 1908 dell'Ordine Teosofico di Servizio, che è quella parte di vita della società teosofica che è dedicata appunto alle iniziative umanitarie, alle iniziative educative, alle iniziative sul piano del servizio. Adesso naturalmente pensiamo ad una scuola in cui tutti i bambini, indipendentemente, diciamo, dall'etnia, dalla religione, e dalla casta, possono, stare insieme, vivere insieme e percorrere, diciamo, gli itinerari scolastici insieme, cosa non è così rara, diciamo, oggi dobbiamo pensare che alla fine dell'Ottocento, quando il colonnello Olcott istituì le scuole Olcott in India, che furono le prime scuole in assoluto in cui i bambini che le frequentavano potevano essere anche fuori casta, ma che comunque questi fuori casta frequentavano la scuola insieme con i bramini, e voi capite la portata rivoluzionaria anche del pensiero teosofico, perché noi qualche volta pensiamo che il pensiero teosofico sia un pensiero troppo filosofico e troppo poco pratico, ma in realtà non è così. Penso alle tantissime iniziative educative che sono vive ancora oggi in tutto il mondo, e che furono poi chiaramente irrobustite, innervate, arricchite anche dall'opera di Maria Montessori. Voi sapete che Maria Montessori, quando lasciò l'Italia e poi ad un certo punto decise di andare in India, e naturalmente dove andò in India? Andò alla società teosofica, andò ad Adyar e divenne amica di George Arundel, che in quel momento era il presidente internazionale, diciamo, della società teosofica, e di Rukmini Devi, che era la moglie di George Arundel, e naturalmente questo permise a Maria Montessori di sviluppare e di diffondere il suo metodo in India e in tutta l'India, quindi non soltanto, diciamo, nello stato attuale dell'India, ma anche in quello che è adesso il Pakistan, in quello che è adesso il Bangladesh, e così via. E naturalmente questo lavoro eccezionale di Maria Montessori, si sposava con la grandissima attenzione che la società teosofica aveva, per l'aspetto pedagogico, perché effettivamente la pedagogia montessoriana, riconoscendo nel bambino sostanzialmente un aspetto di ricchezza spirituale straordinaria, quindi riconoscendo nel bambino un vero e proprio messia,
apriva la strada ad una visione pedagogica altamente spirituale e a una visione pedagogica legata alla dimensione dell'essere e non alla dimensione dell'avere, alla dimensione quindi dell'unità e non alla dimensione del calcolo. Quindi Montessori fu importantissima naturalmente e l'opera della Montessori si è nel tempo saldata con tantissime iniziative umanitarie portate avanti dalla società teosofica. Penso alle Candle School in Pakistan, in cui ci sono delle classi che tra l'altro sono classi miste, che applicano il metodo diciamo Montessori, sono scuole dell'infanzia e effettivamente questo in un paese che sappiamo quanto la deriva, diciamo, fondamentalista metta sempre in dubbio, diciamo, una sua sopravvivenza democratica, ecco, io credo che questo sia straordinariamente importante. Questo solo per dire come in fondo l'idea di fratellanza, l'idea di unità della vita, la spinta a non essere figli di una visione del mondo che sia solo figlia a sua volta della percezione dei nostri sensi, il fatto di cercare di essere costantemente accompagnati dal dubbio filosofico, dal mettere continuamente in discussione anche, voglio dire, le conoscenze o i livelli di consapevolezza acquisiti. Perché poi voi sapete, alla fine il grande rischio è quello di ritrovarci in aree di conforto e quindi di non avere più quella spinta alla conoscenza, quella spinta all'andare oltre, quella spinta a mettersi in discussione. Quindi la vita spirituale è, da questo punto di vista, una vita che non tende tanto a un'accumulazione quantitativa delle cose, ma tende ad una modifica qualitativa del livello della nostra consapevolezza e quindi naturalmente il dubbio è importantissimo. Il dubbio filosofico accompagna la vita del ricercatore spirituale. Noi abbiamo troppa gente che pensa, diciamo, di sapere tutto e abbiamo poca gente che invece dubita e io credo che in fondo il dettato socratico, il nostro sapere di non sapere, credo che sia un elemento estremamente importante. Quindi, in ultima analisi, l'approccio teosofico vuole essere anche un approccio umile. L'umiltà è una qualità, diciamo, dell'essere umano, che si basa, diciamo, sul fatto di non identificare la propria conoscenza con un portato, diciamo, codificato, ma piuttosto mette continuamente in discussione i risultati raggiunti e immagina la vita come un grande fluire, come un grande fiume che va, diciamo, sempre verso un oceano in cui tutto si unisce, tutto vive in un profondo stato di consapevolezza e di unità. Ho voluto parlare a fondo, di Madame Blavatsky, di Elena Petrovna Blavatsky e anche naturalmente con qualche cenno al colonnello Olcott e ad Annie Besant. Abbiamo nominato poi anche altri grandi teosofi come la Montessori, come George Arundel, e potremmo naturalmente continuare. Vorrei però chiudere questa sera con una frase proprio di Annie Besant, tratta dal suo volumetto La dottrina del cuore, dove Annie Besant scrive: servire per l'amore del servizio e non per il piacere provato servendo è un passo in avanti importante.
Perché noi cominciamo allora a raggiungere quella ponderazione e quell'equilibrio che ci permettono di servire con la stessa contentezza nel successo come nell'insuccesso, nell'oscurità come nella luce interiore. Questa unità di ispirazione, questa unità di atteggiamento, questa stupenda dimensione umana, in cui le facoltà sono le facoltà spirituali, sono le facoltà dell'umiltà, sono questa capacità di servire con la stessa contentezza nel successo come nell'insuccesso. Credo che questo possa essere un buon viatico per il nostro percorso spirituale, senza mai dimenticare che la felicità non è soltanto un diritto, ma mi verrebbe da dire è anche un dovere. Buona serata a tutti.